Martina, le cose belle sono difficili. Quanto è stato difficile organizzare TEDx? Devo dire che è stato abbastanza difficile, ma è stata prima di tutto una sfida per tutti noi che lo abbiamo organizzato. Ad organizzarlo sono stati 60 volontari, quasi tutti studenti universitari, alcuni ex allievi della Scuola Superiore dell'Università di Catania, quindi adesso giovani professionisti, e un team straordinario, molto affiatato, che ha dovuto insomma impregarsi in una sfida sicuramente molto difficile, quella di organizzare un TEDx a Catania. E quando abbiamo cominciato, ogni volta che ci ponevamo un obiettivo dicevamo: oddio no, ma forse a Catania, ma si può fare a Catania, ma ce la faremo, ma chissà se a Catania si può fare. Siamo arrivati oggi e la risposta è sì, a Catania si può fare, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo coinvolto moltissime aziende che hanno creduto nel nostro progetto, la città ha risposto in una maniera straordinaria, abbiamo fatto il sold out dei biglietti, quindi è stato difficile ma ne è valsa sicuramente la pena. Volevamo fare qualcosa di bello e spero che il pubblico oggi dirà che l'abbiamo fatto. Muni Sigona, presidente dell'associazione La Casa di Toti. Muni, quanto è considerata l'inclusione a Catania? Purtroppo molto poco ancora, noi ce la stiamo mettendo tutta, nel senso che la mia associazione con lo studio Parentage sta coinvolgendo i ragazzi e le famiglie e gli imprenditori che ci sostengono per la costruzione del primo albergo solidale in Sicilia, La Casa di Toti, e molte aziende hanno aperto le porte. Infatti Giovanni lavora in una gelateria, e Matteo ha lavorato presso un hotel, e io voglio che queste porte siano tante, perché si può fare, cioè loro devono sentirsi partecipi, devono sentirsi utili alla società. E quindi non solo un albergo solidale, ma grazie a tanti stage si può fare, possiamo accogliere i nostri ragazzi speciali. Roberto, siamo qui per diffondere buone idee, buone intenzioni, siamo qui per cambiare la mentalità dei siciliani. Molti pensano: ma tanto non si può fare niente. E in qualche modo diventa a un certo punto una giustificazione, dice: vabbè, tanto non cambia niente, quindi pure io mi sporco in un mondo sporco. E in realtà secondo me la Sicilia, almeno faccio parte di una generazione che ha una testa un po' diversa, figlia anche del fatto che non siamo più un'isola, grazie al web, grazie alla tecnologia oramai non esistono più le distanze, siamo tutti un unico mondo, e questo ha dei pro e dei contro, ma uno dei pro è sicuramente che abbia una testa un po' più aperta, e io sono sicuro che prima o poi il principio del tanto non cambia mai niente cominceremo a cancellarlo dal nostro database, e diventerà che le cose devono cambiare, perché le cose devono cambiare. Io, mentre venivo qua, ho fatto la Palermo-Catania, io pensavo dovrebbero cambiare l'asfalto, dovrebbero cambiare un sacco di cose, le strade, dovrebbero un sacco di cose da cambiare, ci sono. Roberto, cosa vuoi diffondere con TEDx Catania? Beh, in realtà non è tanto per diffondere. Io vengo qui a dire una cosa che non ho ancora detto. E io tutto quello che faccio nella vita mi piace tantissimo quando dico una cosa nuova. E penso che le idee migliori nascono dai mal di pancia, quando uno c'ha dentro una cosa che non sopporta. Cioè, anche quando io ho fatto il film è perché non sopportavo il mondo dei potenti che abusano del loro potere, allora ho dovuto fare un film. E così oggi dirò una cosa che non sopporto nella mia chiave comica. Quindi in realtà sto facendo terapia. Sono qui a fare terapia, è gratis. L'unica cosa che ho dovuto pagare è stata la Palermo-Catania. Professore, quanto è importante per lei la sinergia università-pubblica amministrazione? Tantissimo, perché diventa occasione di scambio di buone prassi laddove ci sono, perché comunque poi università e pubblica amministrazione sono soggetti pubblici radicati nel territorio e che devono dare risposta al territorio, e quindi secondo me è assolutamente fondamentale, soprattutto, ripeto, nella direzione dello scambio di buone prassi. Tanto per fare un esempio, Università di Catania e Comune di Catania recentemente hanno collaborato insieme per un progetto del MISE sulla Casa delle Tecnologie, portato avanti dal Comune, quindi il capofila è stato il Comune, però sono stati mobilitati vari attori nel territorio e l'Università è stata partner di questo progetto, quindi ci credo tantissimo. Una Catania sempre più fertile a livello imprenditoriale, quanto può influire la buona informazione di TEDx Catania su questo ambito? Tanto, tantissimo, sicuramente tantissimo. Questo è il primo anno in cui TEDx esce dal circuito scuola superiore e quindi diventa evento di Catania. Oggi è una giornata meravigliosa perché ci sono tante nuove idee,
è bello anche il format nel quale tante nuove idee vengono poi contestualizzate, quindi applicate al contesto territoriale, la città di Catania, il progetto dei disabili, il progetto dell'acqua, sono come dire, temi globali che poi sono vissuti localmente, per cui il TEDx è un'occasione importante, informare e informarsi è importante, conoscere in generale per poi saper decidere, queste diciamo, sono un po' le regole, le buone regole, no? del management, informarsi bene per poi ed essere informati bene per poi poter decidere in maniera responsabile. Professore, si parla molto di sostenibilità, quanto dobbiamo incidere su questo contesto? Molto, tantissimo, siamo indietro, la sostenibilità viene vissuta ancora un po' come una moda in alcuni casi, un'ossessione in altri, moda da chi crede che sia un tema salottiero di cui parlare anche in maniera simpatica, ossessione da chi poi si ritrova costretto a fronteggiare i provvedimenti come quelli del plastic free eccetera. Allora la sostenibilità globale è un tema che è diventato di dominio internazionale in modo ufficiale con l'agenda 2030 delle Nazioni Unite, ci sono 17 obiettivi di sostenibilità globale, ciascuno di noi dovrebbe individualmente nel contesto in cui lavora provare a declinare. Cosa posso fare io docente universitario per combattere la povertà, che è uno degli obiettivi della sostenibilità globale? Certo non facendo la elemosina, ma sicuramente calandomi nel problema, sapendo che ci possono essere studenti poveri. Se un'università sa che nel territorio ci sono studenti poveri, studia anche forme di didattica nuove e così via. Se ciascuno di noi avesse la sensibilità di capire, di leggere, interpretarli e declinarli, questi obiettivi di sostenibilità globale, avremmo un tema realmente vissuto e non parlato come moda o affrontato con l'ossessione di dover fare qualcosa pur di avere la medaglietta di azienda, impresa o istituzione sostenibile. Simone Massaro, ai microfoni di Globus Television, CEO di Bax Energy, fondatore di FreeMind Foundry. Dopo 15 anni, dopo 15 anni in America e 5 anni in Germania, Simone ha deciso di trascorrere il suo tempo a Catania. Simone, perché? Ma io credo fondamentalmente che sia possibile stabilire un'economia digitale in qualunque parte del mondo. Perché non a Catania? Catania è un posto come tutti gli altri da questo punto di vista, è ben connesso con il resto dell'Italia e il resto dell'Europa grazie all'aeroporto internazionale, quindi consente lo scambio della materia prima principale dell'economia digitale che sono le persone. All'interno di questo territorio ho creato un campus, la FreeMind Foundry, all'interno del quale oggi lavorano circa 230 persone che sono impegnate nella creazione di contenuti digitali sia per i settori industriali che per i settori dell'alta formazione. Simone, tu sei stato il primo a credere in questo progetto, TEDx Catania. L'obiettivo, è quello, come sappiamo, è quello di diffondere buona informazione. Quanto è importante per te diffondere cultura? Beh, innanzitutto non sono stato il primo sono gli organizzatori, i ragazzi delle nostre scuole che hanno dedicato il loro tempo su base completamente volontaria per la realizzazione di questo progetto. Loro sono le persone più importanti, quindi io ho creduto nei ragazzi e nel progetto che loro mi hanno voluto presentare facendo la parte più semplice, che è quella di mettere dei soldi per finanziare l'iniziativa. Quello è il lavoro semplice, il lavoro complesso è quello che hanno fatto i ragazzi che veramente hanno portato avanti il progetto giorno dopo giorno. Simone, grazie a te e grazie a iniziative come queste si sta risvegliando sempre più una consapevolezza nelle coscienze delle persone, in questo caso soprattutto siciliane. Quanto sta crescendo secondo te la Sicilia in questo momento? La Sicilia in questo momento sta crescendo modestamente, direi che sicuramente sono state avviate delle attività importanti, in questo momento ci sono alcuni poli che stanno investendo in tecnologie future proof, quindi abbiamo vari stabilimenti e vari campus come il nostro che stanno investendo sulle intelligenze artificiali, sulle energie rinnovabili, sulla mobilità sostenibile e timidamente iniziano a crescere all'interno del territorio. C'è bisogno di una maggiore consapevolezza di quello che è l'economia digitale e di quanto questa possa ritornare alle persone, al territorio, al tessuto del nostro paese.
Simone, parliamo di Impresa 4.0. Quanto è fertile Catania e la Sicilia in generale, secondo te, in questo momento? L'Impresa 4.0, diciamo che rappresenta un po' il passato, se vogliamo. Nel momento stesso in cui gli diamo una versione all'innovazione, diventa automaticamente storia. Oggi io preferisco parlare più che di Industry 4.0, che è molto legata all'IoT, alla connessione, all'industria intelligente. Io preferisco parlare di Industry 5.0, cioè di quello che è l'indotto collegato alle tecnologie pure digitali di intelligenza artificiale e a quello che è l'indotto di tutte le biotecnologie, la mobilità sostenibile e l'energia rinnovabile. L'Industry 4.0 probabilmente in Sicilia non prenderà mai piede al 100% come altre parti d'Italia, perché è molto legata alla produzione industriale. In Sicilia non abbiamo grandissima produzione industriale, ma abbiamo moltissimo talento. Questo talento dovrebbe essere più mirato a quello che oggi è il futuro, cioè l'analisi dei dati, la ricerca di modelli economici sostenibili digitali e tutto quello che sono le professioni vere del futuro, professioni che noi siamo in grado di creare con le nostre facoltà, facoltà come la facoltà di economia, facoltà come la facoltà di fisica, che debbono trasmettere agli studenti la capacità di credere in professioni diverse. Quindi la scuola in passato qui a Catania ha insegnato che chi va a fisica deve fare il fisico e deve essere il ricercatore dedicato alla fisica della materia, piuttosto che ha insegnato allo studente di economia che deve fare il commercialista. Ecco, questo è quello che dobbiamo riuscire a superare culturalmente per immaginare il fisico come un ricercatore che può applicare la matematica, la conoscenza della struttura della materia ad altri campi, in altri settori. Il laureato in economia, il dottore in economia, come una persona che può non solo studiare un bilancio ma anche capire quali sono gli impatti positivi, negativi di un certo processo. Magari il laureato in economia dovrebbe pensare di diventare un project manager piuttosto che un commercialista. Ecco allora che avremo un maggiore livello occupazionale e un maggiore sviluppo di realtà sostenibile all'interno del nostro territorio. Legandoci a questo discorso, quanto è importante per te, secondo te, fare Open Innovation? Open Innovation è importante per contaminare, ecco, non è un tema tanto di innovazione aperta quanto più di contaminazione e contatto. Io parlerei di Open Education, cioè ci dovrebbe essere un contatto molto più stretto e molto più aperto fra il mondo dell'educazione e il mondo dell'industria. Questo contatto oggi è molto labile, si basa su alcuni punti di contatto che sono la formazione, i tirocini formativi, le tesi di laurea o le borse di studio finanziate dalle imprese. Questi punti di contatto si dovrebbero espandere. Non ci sono grandissimi strumenti a disposizione dell'università, non ci sono grandi dotazioni economiche, le aziende che abbiamo sono principalmente piccole e medie imprese, quindi c'è una difficoltà nel realizzare finanziamenti dalle industrie verso l'università, quindi bisognerebbe pensare a un modello diverso che vede l'università, le scuole superiori lavorare insieme con le imprese, per esempio per realizzare imprese didattiche, che è uno degli strumenti messo a disposizione dalla Regione Siciliana per coniugare al massimo il lavoro e l'impresa. Quindi più che di Open Innovation dobbiamo parlare di Open Education. Susanna, cosa dobbiamo fare per avere una comunicazione efficace? Innanzitutto dovremmo essere confidenti con noi stessi, quindi cercare di conoscerci veramente, soprattutto quando ci sono delle situazioni magari di forte stress, per avere delle consapevolezze ben centrate, quindi io le chiamo le nostre ancore, no? Avere delle certezze su quelli che sono i nostri punti di forza, che ci permettono poi eventualmente anche di superare quelli che sono gli imprevisti. Quindi stiamo parlando di conoscere se stessi. Esatto, ma anche perché lo strumento poi sostanzialmente siamo noi. Quindi nel momento in cui abbiamo un messaggio importante, in questo caso con gli speaker si parlava proprio di questo, lanciare un messaggio, comunicare un messaggio in maniera efficace, ma soprattutto utilizzando il nostro strumento che siamo noi. Quindi impedire a quelle che sono le emozioni, tra virgolette, negative, no? Quindi quelle che in un certo senso non danno energia ma bloccano,
concentrarle e gestirle sempre al meglio per arrivare poi al pubblico e lanciare un messaggio sempre più importante e sempre più coinvolgente. Quanto ci fa bene parlare in pubblico? Credo che sia uno dei passaggi che tutti dovremmo fare, e anche perché comunque ci permette di superare quella zona di comfort di cui tanto si parla. Valentina, cosa ti ha spinto a investire il tuo tempo in questo evento senza ricevere nessun contributo economico? Quello che mi ha spinto a investire il mio tempo, le mie energie, la mia dedizione a questo evento è stata la passione. La passione innanzitutto per il territorio nel quale sono nata e al quale sono profondamente legata, sebbene viva fuori, ormai da 3 anni. E soprattutto l'idea di riuscire a mettere insieme delle persone di competenze differenti e varie che spendessero le loro energie a creare qualcosa che rimanesse per Catania, che fosse ricordato per Catania. Persone che ogni giorno hanno lavorato per 10 mesi ininterrottamente con amore e dedizione profonda. Dedizione in questo caso anche nel voler diffondere buona informazione. Assolutamente sì, l'obiettivo appunto è quello di diffondere le idee degne di note e che appunto meritano di essere diffuse. Ci sono delle idee che magari noi crediamo non possano restare o che debbano così passare in sordina. Io credo che l'idea di ognuno di noi deve essere portata avanti perché ogni idea può dare un contributo nella persona di qualcun altro. Ed è quello che forma personalmente, prima che professionalmente, una persona.